Buongiorno e benvenuti. Ristorante Lorenzo, io sono proprietario. Sono qua da circa 35 anni, sì, 36, esattamente 36. È dal 79, che sono qua. Che piatti rappresentano di più la vostra filosofia, il vostro punto di forza? La filosofia di questo locale è essenzialmente, direi, nel rappresentare la materia prima a livello straordinario, ossia sono stato anche premiato 2 anni fa a Roma per la qualità, per la maniacalità nel cercare la materia prima. Posso fare anche alcuni esempi, per esempio per quello che concerne il pesce, noi facciamo la spesa 2 volte al giorno. 2 volte al giorno perché magari un giorno come oggi, no? Perché come avete visto abbiamo fatto pochi coperti, per cui era sufficiente, ma certi giorni che facciamo magari 30-40 coperti, il giorno mi ritrovo a ritornare al mercato e ad acquisire la materia prima. Oggi come oggi per me, direi, la filosofia di questo ristorante è basata, come ripeto, sulla qualità, ma soprattutto, oggi come oggi, siamo al terzo millennio e ricepire la materia prima è sempre una cosa estremamente difficile, molto difficile, per cui riproporre un piatto magari degli scampi che sono ancora vivi, bolliti, con un piatto di maionese, non è altro che potrebbe essere un piatto, ossia ricercare la materia prima a questi livelli credo che sia quasi impossibile. Quello che concerne, ma questo parlo per quello che concerne non solo il pesce, per la carne, per le verdure, per esempio io ho dei clienti, faccio un esempio così, facendo anche un nome, Pizzarotti di Parma, famosi per le costruzioni, strade, stradali, eccetera, non dovrei fare i nomi, ma quando d'inverno io ho un'insalatina composta i primi freddi, che sono ottobre, novembre, e sulle nostre colline ci sono delle insalatine di campo che sono composte da 20, 22, 23 tipi di insalate, che quello è, diciamo, quando certe volte mi ricordo personaggi molto importanti che mi dicono qual è il miglior piatto che lei può proporre oggi, un'insalata, questi si mettono a ridere e dicono come un'insalata, sì, un'insalata gliela propongo, e faccio, noi abbiamo un laboratorio in bocca, per cui quando ci mettiamo dentro queste insalatine, questi erbetti di campo, che sono l'erba stellina, il rapunzolo, la voragine, il finocchietto selvatico, il capocchino, la minutina, il ramoglino. Ossia noi abbiamo un laboratorio tale per cui questi profumi sono una cosa incredibile. Questo è per quello che concerne la materia prima. È una ricerca maniacale per tutto quello che concerne, facciamo degli esempi, la mortadella del Pasquini di Bologna, il prosciutto Sant'Ilario 36 mesi, e andare alla ricerca sempre e continuamente, perdere 2 ore al giorno per la ricerca continua della materia prima, le patate che mi vengono da Val d'Aosta, dall'alto della Val d'Aosta 1000-1100 metri, perché oggi come oggi trovare qui nel commercio una patata giusta è quasi impossibile, decisamente impossibile. E questo è il grande riscontro poi del cliente la sera quando se ne va, mi ringrazia e mi dice grazie comunque di avermi ospitato. Questo non è solo denaro, chi me lo fa fare all'età che ho di fare questa vita è solo passione. La passione oggi, come lei saprà, che non c'è un riscontro nel tuo economico, non solamente in grande passione. Io ho 74 anni, ripeto, chi non fa parte di stare qui con mia figlia e tutto quanto, potrei lasciare mia figlia, è solo passione. Queste cose si fanno solo con la grande passione. Parliamo di questa passione e di come la passione ha portato ad arrivare a una stella Michelin ormai da molti anni. Guardi, le dirò che sulla stella Michelin avrei qualcosa da ambientare, perché io avevo una stella Michelin circa 27 anni, credo di essere fra i più longevi a avere stelle Michelin, sempre in continuazione senza averla mai tolta. Ma come io avevo una stella 27 anni fa e con
come io vado in giro per il mondo, eccetera. Io avevo una sera Michelin 27 anni fa, quando eravamo in totale circa 55-60 ristoranti stellati. Mi ricordo a quei tempi c'era solo un ristorante 3 stelle Michelin. Dimenticato il primo di tutti, mi sembra che sia stato, se non ricordo bene, dovrebbe essere stato Antonio Santini o Ezio Santini della Casa del Tempo. Poi adesso siamo circa 400, mentre tutte le altre guide sono dei primi in assoluto. Vedi Gambero Rosso, vedi l'Espresso, vedi l'Accademia Cucina. Io quando c'era Veronelli, quando c'era pure Veronelli, quando c'era anche Bell'Italia, sì, Bell'Italia di Antonio Piccinardi, ero sempre dei primi in assoluto, dei primi parlo. Civiltà del Bere faceva una classifica delle varie guide, sommando tutte le guide, escludendo il più alto punteggio, il più basso punteggio, erano 6-7 guide. Io sono stato anche 11°, 18°, 16°, 14°. Con la Michelin sono un po' arrabbiato, perché vado nei ristoranti, ma non perché voglio la seconda sera, che non mi frega proprio nulla, perché poi mi porto un impegno maggiore, mi porto altre cose, no? Ma se no, perché non posso essere 50, 27 anni fa e nei 350 oggi. Questa è una considerazione. Quindi io la Michelin non la consiglio, anche perché ho avuto dei casi qui a Corte Marmi, non voglio fare polemiche, ma non sono stati molto carini per quello che concerne la Michelin. Magari per le altre guide potrei anche dire che non conosco mai nessuno, vengono. Addirittura quando io so che c'è qualcuno della Michelin o della guida dell'Espresso, cioè raramente si vengono a sapere, io non vado neppure a prendere comando, perché non voglio essere condizionamenti di soldi. Sono coadiuvato da un'equipe in cucina, da Gioacchino Contrelli, con tutti i ragazzi giovanissimi, e soprattutto abbiamo anche la possibilità di far parlare qualsiasi tipo di lingua qui dentro, dal francese all'inglese, al tedesco, allo spagnolo, all'arabo, al russo. Lei parla benissimo russo e inglese. Russo e inglese. Quindi di mettere un proprio in finestra, e soprattutto poi, diciamo, una delle cose fondamentali per la ristorazione è l'accoglienza. L'accoglienza che noi facciamo sentire il cliente a suo agio, come se fosse a casa, nel senso che non si pone il cameriere fisso lì, ma anche il cameriere deve dire una parola, deve entrare. Poi è ovvio che anche psicologicamente, a livello nostro, capire il personaggio con cui uno deve lavorare è fondamentale.